di cominciare con il video vi invito ad andare in descrizione anche in questo video, cliccare qui sul sito di Eneba, sito con cui collaboro, sito sicuro al 100%, quindi fidatevi di me, non preoccupatevi, ci collaboro già da un po'. Nel sito troverete di tutto, giochi, abbonamenti per qualsiasi console, anche per PC. Ad esempio tra pochissimo usciranno i Toti su FIFA, e dato che io voglio shoppare qualcosa, ad esempio prendo la card che sul gioco paghereste 89,90€, qui la pagherete intorno agli 82€. Mi raccomando, usate il codice sconto Kundispa da inserire prima del pagamento ed approfittate di questa offerta. Buon pomeriggio amici, se state guardando questo video quando è uscito, io volevo ricordarvi che in questo momento sono in live sull'altra piattaforma, questo è il link, basta digitare questo sul vostro motore di ricerca, sul vostro smartphone, oppure cercarmi dentro l'applicazione, sarò in live per spacchettare, iniziare la Weekend League e divertirci insieme. Quindi io vi aspetto, se volete passate a trovarmi, sarò in live proprio in questo momento. Innanzitutto, prima di cominciare, vi chiedo, scrivetemi qui sotto, molto importante, la vostra squadra, così ci diamo consigli a vicenda, io darò consigli a voi, voi darete consigli a me e magari ci aggiorneremo tra un po', perché questa è la mia squadra prima dei Toti che usciranno questa sera. Diciamo che è la squadra al risparmio, dato che dopo vi dirò a fine del video, anzi per scoprirlo venite live sull'altra piattaforma, quanti crediti ho risparmiato da utilizzare per i Toti. Sono passati 4 mesi a inizio di FIFA, diciamo che di giocatori ne ho provati tanti. Per arrivare ai Toti ho preferito risparmiare, tra virgolette, per poi potenziare la squadra. Cercherò di darvi il mio giudizio su questi giocatori e su quelli che ho provato. Allora, partiamo dal portiere. Quest'anno i portieri sono tutti uguali. Io sto usando Ederson Pick, così, a caso. A sinistra partiamo con la coppia composta da Varane e ovviamente Mendy. C'è poco da dire, sono entrambi non scambiabili, penso li conoscete tutti, sono due certezze per quasi tutte le squadre di FIFA. Poi andiamo a destra e qua c'è qualche sorpresina, qualche sorpresina, forse soltanto uno. Semedo è il terzino destro. Centrale non gioco con un difensore a 10 d'intesa, bensì con un terzino destro adattato, dato che io ho usato la sua carta IF per circa 4 Weekend League. E sì, è fortissima perché ha 93 di velocità, eccetera, eccetera. Ma non c'è questo abisso tra le due carte, a parer mio. Non c'è questa differenza di prezzo. Proprio per questo, per risparmiare, dato che l'avevo comprata a 400.000 la carta IF, ho deciso di rivenderla quando era 600. E adesso ho giocato 3 Weekend League di seguito con Walker centrale. E a parte qualche sbavatura, perché comunque è a 7 d'intesa, mi trovo bene. Andiamo avanti, dopo vi dirò le tattiche ovviamente a fine video. Se siete interessati, aspettatevi, magari le istruzioni ve le darò in live per non perdere troppo tempo. Questo è il mio centrocampo, Bruno Fernandes. Dovrebbe uscire Toti, il video uscirà sicuramente a ridosso delle 19, quindi si saprà. Comunque, preso 500.000 crediti, una certezza. Accanto ho tolto Kanté, oro base, dopo almeno 400 partite mi sto trovando decisamente bene con Renato Sanchez, ve lo consiglio. Sono qua in alto per un fatto d'intesa, nient'altro. Cominciamo dalla parte sinistra. Ho appena inserito Mbappé e Neymar, presi all'inizio gioco, 970.000 per Neymar. Mentre qua Mbappé, per chi ha seguito i vecchi video, l'ho sculato, quindi molto bene, l'ho usato per 800 partite. Coppia irremovibile. Centrocampo loro due, loro due. Uno gioca punta e l'altro esterno, capirete tra poco chi dei due. Passiamo qui, la mia prima icon di FIFA 21, un pacchetto icon base, Kaka Baby. Non mi fa impazzire, per adesso l'ho buttato in squadra, al 99% verrà sostituito, ma non so ancora con chi. L'ultimo che completa la mia squadra non è un esterno destro, ma è un centrocampista. Sto parlando, che poi è soltanto messo così per l'intesa, sto parlando di CR7, che mi gioca a 7 d'intesa. Basta mettere un allenatore portoghese della Premier League e magicamente andranno entrambi a 7, sia Walker che CR7. Non cambia tantissimo, CR7 è pagato 1,150. Preso tante settimane fa, ma non tantissime comunque. Questa quindi è la mia squadra. Adesso switch e andiamo proprio nella mia rosa, che è la seguente. Ovviamente non cambia nulla, ma ci sono i panchinari. I panchinari sono Lozano, trovato non scambiabile settimane fa,
ottimo sub, Rashford che ho avuto titolare fino a qualche settimana fa, Tavernier SBC clamorosa, clamorosa, io lo uso centrocampista, è davvero, è devastante, un trattore. E poi infine Kubo non entra quasi mai, poi vabbè lascio questi simpaticissimi omini, cioè Saka, Raspadori e Angulo. Questa quindi la mia formazione, vi dico come gioco poi in game, ovviamente non sono schierati così i giocatori. Ecco qua, principalmente gioco con il 4-4-2, adesso con la nuova patch sto testando nuovi moduli e nuove tattiche, quindi... questa è la formazione: Ederson in porta, Mendy, Varane, Walker e Semedo, poi a metà campo Renato Sanchez e Bruno Fernandes, a destra Kakà, a sinistra Mbappé, in avanti Neymar e CR7. Va potenziata, andrà potenziata, ma sono molto contento perché sono arrivato a una squadra del genere prima dei Toti, con tanta tanta compravendita e tante weekend league giocate, qualche sculata, e sono molto soddisfatto. Fatemi sapere ragazzoni cosa ne pensate. Per le tattiche, le istruzioni ai giocatori, vi invito a passare sulla piattaforma Viola, dove sono in live in questo momento, quindi vi aspetto, vi mando un abbraccione gigante, lasciate un mi piace, quindi un commento, miei consigli, se avete bisogno voi chiedete qui sotto, seguitemi su Instagram e iscrivetevi e attivate la campanellina, che è importante, è importante. Let it go.